L'indicativo futuro semplice della terza coniugazione. Per la terza coniugazione ci serviamo del classico verbo, e cioè lego, legis, legi, lectum, legere. Lego, legis sono le forme dell'indicativo presente, legi è la forma dell'indicativo perfetto, prima persona singolare, lectum è il supino, e infine abbiamo l'infinito presente, legere, che ci servirà per la formazione, anche in questo caso, dell'indicativo futuro. Come si forma il futuro semplice attivo di lego legere? Prendo il tema del presente, che ricavo dall'infinito presente staccando la desinenza re. Da lege tolgo la e, la vocale tematica, e ottengo la radice del verbo. A questa radice aggiungo dei suffissi temporali che sono diversi da quelli che abbiamo usato per la prima e la seconda coniugazione. Qui, infatti, nella terza e nella quarta non abbiamo più i suffissi temporali b, b, bu, che abbiamo visto per le altre coniugazioni, ma altri suffissi. Quindi, alla radice leg, aggiungo per la prima persona singolare il suffisso temporale a, lega, e a questo poi la desinenza attiva, legam, io leggerò. Per quel che riguarda la seconda persona, il suffisso temporale è e lunga, leges, e così via. Leget. Leges, tu leggerai, leget, egli leggerà. Vediamo ora nel dettaglio la coniugazione del futuro semplice attivo di lego leggere. Legam, io leggerò. Leges, tu leggerai. Leget, egli leggerà. Legemus, noi leggeremo. Legetis, voi leggerete. Legent, essi leggeranno. Vediamo ora la forma passiva. Anche in questo caso prendo il tema del presente che ricavo dall'infinito presente staccando la desinenza re, quindi legge, tolgo la e, ottengo la radice del verbo. Leg, a questa aggiungo il suffisso temporale a e la desinenza passiva legar, io sarò letto. Per quel che riguarda la seconda persona, alla radice del verbo aggiungo il suffisso temporale e, la vocale tematica, la vocale e, leggeri, e aggiungo poi la desinenza passiva, leggeris. Quindi tu sarai letto, leggeris. Per quel che riguarda la terza persona singolare, stesso meccanismo, alla radice del verbo aggiungo il suffisso temporale e ottengo legetur. Anche in questo caso la e del suffisso si aggiunge direttamente alla radice del verbo senza la vocale tematica. Coniughiamo ora il futuro semplice passivo di lego leggere. Legar, io sarò letto. Legeris, tu sarai letto. Legetur, egli sarà letto. Legemur, noi saremo letti. Legemini, voi sarete letti. Legentur, essi saranno letti.